Ragazzi, buongiorno, buon inizio di settimana. Oggi e tutta la settimana anche continuiamo a studiare, andare avanti ovviamente, però studiamo una parte più lunga di grammatica. Abbiamo tanti verbi durante le prossime 2 settimane, quindi per favore state attenti in questi giorni, fate gli esercizi che io vi mando perché saranno importanti. Lavoreremo tanto sui PDF. E quindi inizio la spiegazione. Oggi vediamo un verbo. Eccolo qua. Oh, scusate. Oh, mi si è cancellato anche adesso. Scusate, lo riscrivo subito. Allora, il verbo è il verbo dovere. Siamo a pagina 96, ok? L'importante sono tre verbi là in fila. Dovere, potere, volere. Oggi vediamo solamente un verbo. Perché? Perché così almeno vi entra di più in testa piano piano e non li mischiamo subito, che magari potete fare confusione. Allora, eccoci qua. Il verbo dovere, ok? Sta ad indicare. Eccoci qua. È un verbo della seconda, quindi farà dovere dovuto. E che significa dovere? Significa tener che, ok? Io tengo che ir alla scuola. Devo andare a scuola. Tu tienes che despertarte temprano. Tu ti devi svegliare presto. Lui, él, tiene che regresar. Lui deve tornare. Nosotros tenemos que estudiar. Noi dobbiamo studiare. Voi dovete. Sería. Vosotros tenéis que, no sé, estudiar siempre. Ellos tienen que, deben, ok, deber también. Aquí yo puse, ho messo tener que, però anche deber. Ok? E il deber che avete voi a scuola, che dovete fare, è il dovere. Ok? È un dovere, es un deber, non sé, difendere la patria. Ok? È un dovere difendere la propria patria. Quindi ragazzi, vediamo questo verbo. È un verbo strano, perché qua abbiamo una O, giusto? E nel resto del verbo la O la troviamo solamente alla, qua si divide, quindi alla prima plurale e alla seconda plurale. Poi guardate quanto è strano questo verbo. Ha una V che se lo porta in tutti tranne che a noi. Dobbiamo, devono, devo. Tengo che, devo. La cosa importante, ragazzi, è che questo verbo, che è un verbo servile così chiamato, il verbo dovere, sempre chiede l'infinito di altro verbo. Como? È in spagnolo, come in spagnolo. Quindi tener che, dever. Io devo studiar más para pasar el año. Devo studiare di più per passare l'anno. Lui deve andare al lavoro. Él deve ir a trabajar. Quindi, ragazzi, utilizziamo questo verbo quando vogliamo esprimere la necessità di hacer algo. Perché? Perché hay que hacerlo. Ok? Casi come un ordine. Quindi, il verbo dovere si usa come se devo, come si tengo che. Escuchar un ordine, come se devo seguire un ordine. Ok? Ragazzi, è un verbo che bisogna studiare, applicare negli esercizi e ripassarlo in questa maniera. Non vi preoccupate, perché comunque sia, tutta la settimana studiamo i verbi e poi ci vediamo anche su Zoom dove io vi chiederò un po' di informazioni. Ragazzi, questo è tutto. Molto poco, però fatelo bene, perché poi a fine settimana vi mando una prova sui lavori della settimana. Ok? Buona giornata!